Venditalia 2024 continua il nostro percorso itinerante all'interno dei corridoi di questa 13ª edizione della Biennale della distribuzione automatica continua. Ci troviamo allo stand di End Group, la società italo-britannica ormai presente davvero in tanti paesi del mondo, che si occupa di sistemi e soluzioni per il pagamento, e siamo in compagnia di Tarcisio Vergani, l'amministratore delegato dell'azienda. Tarcisio, bentornato. Bentornato a te, benvenuto nello stand, benvenuti a tutti e buongiorno a tutti. Siamo al quarto giorno e siamo entrambi assolutamente distrutti dalla stanchezza, perché nel vostro caso devo dire che siete stati davvero assaliti da tutti coloro che passavano dinanzi al vostro stand per richiedere informazioni. Perché? Allora, innanzitutto c'è stata un'affluenza incredibile e questo ci rende molto contenti, anche per gli investimenti fatti riguardo lo stand. Come vedete è uno stand molto più ampio rispetto a tutti gli anni, perché l'azienda è cresciuta ulteriormente da quando ci siamo visti l'ultima volta, che è stata credo a Vending Paris, dove abbiamo sviluppato tutti dei nuovi prodotti che vanno a vantaggio chiaramente del nostro cliente, dell'operatore, e in particolar modo durante il Venditalia di quest'anno abbiamo presentato tutta una serie di nuovi kit di refurbishment, di ricondizionamento delle macchine, che va a digitalizzare tutti quei prodotti che fino ad oggi magari hanno una tastiera diretta piuttosto che altre tecnologie che ormai sono un po' antiquate, per dare la possibilità alla macchina di riportare sul mercato ulteriori modalità di riuscire a creare fatturato per i nostri clienti. Noi ci siamo incontrati la prima volta proprio a Venditalia 2022 e lì, non te lo nascondo, noi abbiamo scoperto il mondo end-end, scoprendo le vostre tecnologie, i vostri sistemi e soluzioni a favore dei gestori italiani, ma non solo i gestori. Poi ci siamo incontrati a Vending Paris un anno fa, esattamente un anno fa, e ci hai raccontato altre novità. E dunque, negli ultimi 12 mesi, che cosa è accaduto in casa End&End? Ok, allora, negli ultimi 12 mesi abbiamo lavorato tantissimo per portare avanti tutta una serie di soluzioni digitali per creare valore aggiunto agli operatori. Se partiamo dalla parte della user interface, qua nello stand presentiamo una nuova user interface ancora più interattiva, che permette all'utente di vendere dei servizi aggiuntivi attraverso il distributore automatico. Non solo questo, ma anche con opere di cross-selling, advertisement, pubblicità, cose del genere, che sono tutte gestite dalla nostra piattaforma che si chiama VendAware. Anche VendAware, pur avendola lanciata 2 anni fa sempre a Venditalia, in realtà è evoluta la piattaforma, dove ad oggi abbiamo in gestione più di 105.000 distributori automatici sul mercato, non solo in Italia ma anche sparsi in Europa e anche in America, e questi distributori hanno la possibilità adesso di poter portare all'utente dei servizi aggiuntivi che prima di oggi non era possibile portare. Allegato a questa cosa, come voi sapete, noi sviluppiamo una app di pagamento che si chiama Coffee Cup, e all'interno della Coffee Cup abbiamo integrato ulteriori servizi che ad esempio abbiamo lanciato proprio a Venditalia un servizio di loyalty che si chiama Play Break, che permette all'utente di sopra una certa soglia di pagamenti di partecipare a un concorso, di giocare ad un gioco, di ottenere del cashback che permette poi dopo loro di reinvestire all'interno del mondo del vending. Quindi non solo cerchiamo di portare servizi all'operatore, ma anche all'utente, e per far sì che l'utente spenda sempre molto di più all'interno del mondo dei distributori automatici. Ulteriore, che è stata lanciata anche in questi giorni da Corrado Passera nel convegno che è stato fatto venerdì mattina, siamo stati la prima azienda tecnologica, è stata contattata da Confida e da Illimity per poter sviluppare quel progetto che si chiama Pay, per portare sul distributore automatico la possibilità per l'utente di pagare i bollettini e gli avvisi di pago PA direttamente mentre beve
beve il caffè. Ecco, sicuramente questi sono tutti dei servizi che permetteranno poi dopo in futuro di essere ampliati con tutte altre tipologie di soluzioni che porteranno vantaggio non solo all'utente ma anche all'operatore, perché si vedrà degli introiti che verranno generati da servizi che ad oggi non è il caffè o non è la merendina che viene presa dal distributore. E direi con la benedizione del consumatore finale, che troverebbe un ulteriore veicolo per poter effettuare dei pagamenti, magari proprio delle bollette. Sì, sì, decisamente. Sono tutti servizi che diciamo che nella nostra strategia c'è l'idea di poter dare indietro sia all'utente che all'operatore. Quindi le modalità che noi andremo a sviluppare sempre di più nella nostra strategia saranno legate a come possiamo fare con dei servizi digitali a poter far sì che sia l'utente che l'operatore possano guadagnare degli introiti che vengono da servizi che ad oggi non sono disponibili su nessuna della macchina del caffè. Questo dei bollettini, degli avvisi di pago PA e con la collaborazione con l'Inlimiti sicuramente è stato un punto di partenza per tante altre soluzioni che andremo a rilasciare nel tempo nei prossimi anni, che sono già parte della nostra roadmap. E per scoprire tutto ciò che giorno dopo giorno voi andate a realizzare e inserire sul vostro sito internet, qual è la URL al quale è possibile collegarsi? Beh, allora, il nostro sito ufficiale è www.nngroup.com, penso che ormai è conosciuto dalla maggior parte, e una mail di contatto è info@nngroup.com. Tarcisio Vergani, grazie, l'amministratore delegato di NN Group. Siamo stanchi, ce la facciamo ancora? Ce la facciamo? Non molliamo mai. Non molliamo. Grazie Tarcisio, ci rivediamo prestissimo attraverso i nostri schermi e chissà, potremo poi realizzare qualcosa per comunicare altre novità di NN Group proprio attraverso la rivista Vending News e vendingnews.it. Certamente, siamo qua e vogliamo diffondere tutto quello che noi abbiamo in strategia per far sì che poi dopo gli operatori possano trarne vantaggio. Grazie. Grazie a te.